C'era una volta un bambino che amava i treni. La sua era una vera passione. Forse era nata quando la mamma, da piccolo, lo portava a vederli i treni. Le grandi locomotive che ai suoi occhi diventavano giganti animati che ansimavano. Gli piacevano i suoni della stazione, l'odore delle traversine di legno. E naturalmente adorava i piccoli trenini che si muovevano per magia sulle rotaie del suo plastico. Ogni Natale dei pezzi nuovi per i suoi convogli. Non abitava lontano da una stazione e di notte, prima di addormentarsi, sentiva il fischio delle locomotive. Con gli anni si è affezionato a quei rumori che lo hanno accompagnato per tutta la giovinezza. Diventato grande, il treno è rimasto per lui un punto di riferimento e un segreto piacere, ogni volta che per qualche ragione doveva salirci. Trovato il suo posto, poteva fantasticare, guardando fuori la natura scorrere come in un film, oppure studiare, lavorare, appisolarsi cullato dal rumore ritmico delle ruote. Ha scoperto col tempo e con sorpresa che tanti altri ex bambini amano i treni e come lui ne sono rimasti appassionati. Perché, ha capito, il treno ha accompagnato generazioni nella loro crescita, ha accompagnato tutto un paese nel suo percorso e lo ha portato ad aprirsi ad altri paesi, ha pian piano ridotto le distanze tra i posti, tra le persone. Certo, il treno oggi è cambiato molto da quello che era. È diventato velocissimo, ipertecnologico, più asettico. I finestrini sono sigillati. Coniugare velocità, sicurezza, comfort è stata la sfida che gli ingegneri della strada ferrata hanno dovuto affrontare. Il treno ha da sempre un lasciapassare per entrare fin nel cuore del tessuto urbano. Impressiona vedere quel suo lungo muso da ficcanaso insinuarsi tra i palazzi. Forse nei decenni il treno ha fatto qualcosa di più. È entrato nelle case e nelle vite delle persone come un amico di cui fidarsi. È diventato uno di famiglia, come fosse un gatto o un cane. E così come molti hanno scelto di avere un cane o un gatto in casa, altri hanno voluto avere un treno in casa, diventare ferrovieri per gioco. Ricostruire un mondo immaginario su misura per l'amico fidato. Un mondo perfetto, buono, dai panorami rasserenanti, dove mettere tutte le cose che ci piacciono, tutto in piccolo e controllabile. Treni da poter mandare avanti e indietro con un potenziometro o una complessa centralina, sentendosi ferrovieri, capistazione, manager, gestendo un traffico anche complesso. I plastici o diorami si fanno infatti anche molto elaborati e diventano un gioco molto serio che mette in campo competenze scientifiche, tecnologie anche avanzate, capacità di riprodurre nei dettagli più meticolosi la realtà del treno. A tratti quasi fantascienza, come avviene nello spettacolare plastico della famiglia San Giuliano situato a Scandicci, che si prepara a trasferirsi a Firenze.
ci sono apprendisti stregoni, in realtà raffinatissimi artigiani, che in luoghi insospettati costruiscono tutto questo. Per molti di loro una passione è diventata un lavoro. Vengono anche contattati da collezionisti per le richieste più incredibili, alla base delle quali c'è un sogno: ricostruire la realtà come fosse realtà. Mario è nella sua Sancta Sanctorum, dove blocchi di metallo grezzo, grazie a torni, fresatrici ed altri accurati strumenti, diventano piccoli treni. Una perfetta riproduzione in scala. Lui e i suoi colleghi danno la sensazione di vivere in un mondo appartato. In luoghi dove le onde d'urto della realtà arrivano smorzate, mentre la loro attenzione è rivolta ad altro. Chi persegue una meta con passione raramente si fa distrarre da quello che accade intorno. Anche la moglie condivide questa silenziosa passione con complicità. Alberto è un valente chitarrista, maestro anche nel realizzare i paesaggi, con un realismo impressionante. Lui gira il mondo con garza e gomma liquida al seguito, per fare calchi in diretta delle rocce dei vari massicci montuosi. Allora, questo calco viene, questo che ho esattamente qui, viene dalle Rocky Mountains in Alberta, nella zona di Banff, praticamente. Ora sta sviluppando uno dei suoi trofei. Quando comincia a riscaldarsi il gesso, togliamo lo stampo, praticamente. Praticamente quello che ho visto è toccato con mano. Alberto è una di quelle poche persone capaci di far crescere l'erba dove non crescerebbe mai. Così come utilizzare i vegetali più imprevisti all'interno delle sue creazioni. Poi c'è Stefano, che nasce orafo, ed è un attivissimo modellista che si muove tra plastici di alto livello e ogni possibile fiera in giro per il mondo. Nel suo laboratorio progetta e realizza modelli di ogni genere. Lui è stato contagiato dalla passione per i treni dal destino. Il giochino è stato latente per anni, ma la cosa è nata perché praticamente lo stabilimento della Lima era di fronte a dove abitava la mia mamma e c'era un campo praticamente dove venivano buttati tutti gli scarti. Allora io ho anche dei cugini lì, quindi le giornate erano questo è buono, questo è cattivo, questo si prende, questo... Da lì è rimasta... Stefano si relaziona con collezionisti di tutto il mondo e ne conosce la filosofia e le logiche. Allora, i collezionisti secondo me essenzialmente ricercano sempre una condizione da bambino, ecco, il rapporto che si instaura non è quello classico tra venditore. Sono grati se riesce a fargli quello che gli serve, quindi questo è un po'... La maniacalità del collezionista può arrivare al limite di privilegiare la perfezione alla funzionalità di treni e vagoni. Ma chi sono questi appassionati, amatori sarebbe meglio chiamarli, che spendono anche cifre importanti per questo bellissimo gioco? È una comunità internazionale, non solo europea, ramificata e interconnessa. Insomma, si conoscono un po' tutti.
e si ritrovano nelle varie fiere che scandiscono l'anno di un collezionista. Qui siamo a Montélimar, in Francia. Nelle fiere vengono presentate novità in continuazione. Tutto rigorosamente realistico. Nessuno penserebbe mai che perfino per il suono di un passaggio a livello siano disponibili i suoni originali dei vari paesi del mondo. Ma se l'alta tecnologia ha colonizzato persino il mondo del modellismo ferroviario, immaginiamo quanta ne serva nel mondo reale della ferrovia. Intorno a un treno che sfreccia si muove un pulviscolo invisibile di alta tecnologia, che si è sviluppata sempre più dai tempi del conducente col suo seggiolino di plastica a strisce. È un mondo di controlli meticolosi e di continua manutenzione. Soprattutto se si pensa alla densità dell'incessante traffico su linee ad alta percorrenza. Quindi a quanta usura siano sottoposti binari, traversine, che sopportano pesi di tonnellate, poco meno di 500 a convoglio spesso, e le catenarie, che sono le incastellature aeree che nutrono il treno di quella elettricità che lo fa camminare e ne fa lo strumento di trasporto meno inquinante in assoluto. E come si può immaginare, se qualcosa si rompe, deve essere riparato in tempo quasi reale, da convogli attrezzati speciali. In questa impressionante fucina che pullula di operai al lavoro, si assemblano le ambulanze della strada ferrata. Quelle che entrano in campo per risolvere presto e bene qualsiasi anomalia. Ci sono perfino mezzi ibridi, verrebbe da chiamarli anfibi. Loro, e solo loro, possono muoversi indifferentemente su strada e ferrovia. Questa azienda esporta i suoi gioielli in tutto il mondo. Ecco un'idea di cosa succede in una spedizione di pronto soccorso ad una catenaria. È la ruota l'elemento primo del rotabile, è essa che sopporta per prima la fatica e il tormento della velocità. I macchinisti controllano quelle delle locomotive, i verificatori quelle dei veicoli. Ma anche ruote ed assi hanno bisogno di controlli e manutenzione accuratissimi. Qui si rifila quello che i profani potrebbero chiamare il battistrada delle ruote. E si assemblano, sotto rigoroso controllo computerizzato, assile e ruote, detti la sala montata.
si scopre gradualmente che un treno non è sospinto solo dall'elettricità, ma anche da una comunità di donne e uomini sconosciuti e appassionati, che lavorano giorno e notte, nelle mansioni più disparate. La loro fatica, i loro orari permettono a noi di viaggiare a qualsiasi ora, in qualsiasi condizione, in sicurezza. La gente della ferrovia è ancora oggi molto orgogliosa di questa identità antica. Essere ferroviere. La ferrovia ha un suo linguaggio, fatto di gesti, suoni, segnali e convenzioni antiche come il treno, molte delle quali si tramandano ancora oggi, come le comunicazioni affidate alla bandierina rossa. Per chiamare il treno si raccoglie la bandiera raccolta, si fa un movimento da destra a sinistra. Questo vuol dire il segnale per far avanzare un treno, per farlo arretrare dall'alto verso il basso. È con il tempo delle coincidenze che i treni devono fare i conti, ma anche col tempo di anni, decenni, epoche, secoli che questo mezzo di trasporto ha attraversato. Guardando un treno in movimento dovremmo immaginarlo con un invisibile vagone in più, carico di 200 anni della sua e della nostra storia. Gli scompartimenti di un treno hanno fornito agli italiani un luogo familiare per tutti, dove condividere ore da passare insieme, dove conoscersi e riconoscersi. In un paese lungo e magro come il nostro, è stato il treno che ha unito un nord e un sud molto distanti. I suoi paesaggi hanno accompagnato i pensieri allegri e tristi di giovani, innamorati, di militari. Hanno fornito emozioni a bambini e famiglie di ogni età. Un luogo dove parlare, dormire, lavorare, giocare, dedicarsi alle parole crociate, finalmente liberi dall'assillo di dover fare qualcos'altro. Un territorio sospeso nel quale la realtà scorreva fuori dal finestrino. Ed è forse anche la ricerca di quel mondo perduto che decreta oggi il successo dei treni storici. Un po' di nostalgia per una vita dai ritmi più a misura d'uomo. Nessuno meglio dell'ingegner Cantamessa, che ha restituito il fascino dei treni storici agli italiani, può descrivere questo fenomeno. Sono ferrovie che una volta si chiamavano rami secchi, tronchi ferroviari che viaggiano lontano dalle grandi conurbazioni abitate urbane, che stanno nel verde, che stanno nelle nostre zone più interne della bella provincia italiana. Insomma, quelle ferrovie che fanno un lungo zigzagare tra montagne, valli e controvalli, senza mai apparentemente raggiungere alcun borgo. Con un treno storico, con un treno dal quale ancora ci si possa affacciare dal finestrino. Questo è uno dei percorsi storici particolare, perché partendo da Sulmona si inerpica fino a quasi 1300 metri di altitudine, cosa non così consueta. Il percorso fu progettato nel 1885. Le immagini raccontano meglio di qualsiasi descrizione il fascino di queste tratte storiche. Ce ne sono sparse per tutta Italia. Tornate in attività.
In questo convoglio non poteva mancare un mito senza tempo della ferrovia, la carrozza 100 porte. Cosiddetta perché quasi ognuno degli spartani scompartimenti aveva una sua porta. Una carrozza che attraversa il Novecento italiano e ha davvero accompagnato, o meglio trasportato, gli italiani attraverso la storia del loro paese. Periodo bellico incluso. Tecnicamente questo suo colore è detto livrea castano Isabella, degli anni 30. Si nota la differenza degli interni tra prima e terza classe. Il mito è ovviamente rappresentato anche in scala e non poteva mancare nel parco di Mario che, a partire da una foto, stampa e assembla i componenti. Altra cosa è però lavorare sulle 30 tonnellate di metallo e legno di una vera 100 porte. Per sapere chi sono gli stregoni del restauro, depositari di tecniche e tradizioni costruttive capaci di resuscitare le carrozze dall'oblio, dobbiamo muoverci verso una insospettabile campagna toscana, a Porrena. Anche restaurare una carrozza prevede un artigianato molto qualificato. Quello che avviene qui è un ringiovanimento, che sa quasi di magia, un po' come veder camminare le lancette di un orologio al contrario. Porrena è uno degli ultimi stabilimenti dell'industria privata nazionale che ancora ha le competenze e le conoscenze per restaurare, rimettere in ordine di marcia, come diciamo noi ferrovieri, locomotive, carrozze, littorine che hanno più di 70 anni. E per una 100 porte che fiammante viene rimessa in attività, ecco arrivare, in attesa di analogo trattamento, delle ALE 601, figlie queste del boom economico degli anni 60. Anni nei quali l'Italia si mette repentinamente in viaggio, scoprendo i nuovi comfort e il lusso del treno. L'operazione per portare il pezzo dentro l'enorme hangar è una vera impresa, cui concorrono un binario mobile, un trattore, una squadra specializzata. Questo elettrotreno ha trasportato l'Italia lontano dal ricordo della guerra. È stato un fiore all'occhiello delle ferrovie. E ha avviato l'era che il treno vive ancora oggi. È stato capace di muoversi oltre i 200 km all'ora. Ed è stato il primo a portare regolarmente i passeggeri da Roma a Palermo, imbarcando il convoglio sullo stretto di Messina senza farli scendere. Ecco gli interni. La filosofia dello scompartimento lascia spazio a quella delle poltrone.
Nel treno, più veloce, si comincia a starci meno. C'è poi un treno che non ha sigle o nomi. Non appartiene a nessuna epoca e a tutte. È l'ultimo treno della sera, quello che riporta a casa. Da che esiste la ferrovia è il treno più importante, quello che da sempre accoglie e stempera i pensieri più profondi, le speranze, le preoccupazioni, le fatiche, il sollievo di donne e uomini. Quando gli scambi dei binari diventano una metafora di quelli della vita. E quella speciale emozione che si prova nell'intravedere le luci della stazione, sentire il ritmo delle ruote rallentare, pregustare il ritorno a casa. Questo gigante di ferro depositerà, docile, i suoi passeggeri e il suo personale fino alla prossima corsa, quando un nuovo fischio lo chiamerà a divorare spazio e tempo insieme ad una nuova comunità. Una saga senza fine. Una delle più avvincenti nella storia dell'umanità.